Buongiorno e buon lunedì, buon inizio settimana. Io stamattina ho portato le bimbe a scuola, adesso sono tornata a casa, ma sto uscendo di nuovo perché devo andare da Primark a cambiare delle cose e oggi vorrei finire tutto. Voglio finire tutti i regali di Natale, anche se in realtà ho finito, mi mancano giusto due o tre cosine da comprare, ma oggi voglio concludere tutto assolutamente, quindi andiamo a fare shopping. Sono tornata a casa e in realtà oggi ho solo cambiato questo maglioncino che ho preso per Natale per mia sorella e le ho preso anche questa borraccia per l'acqua perché me l'aveva chiesta, quindi se guarderà questo video saprà che gliel'ho presa. Ma volevo farvi vedere tutte le cose che ho comprato da Primark in questo periodo, insomma, da quando sono qui, da fine agosto. Quindi intanto questo copripiumino che vedete è di Primark e lo sto utilizzando come sfondo. Anche questa borsetta l'ho presa da Primark, ne avevo un'altra, però si è rotto questo pezzo, quindi l'ho ripresa uguale perché mi piace tanto ed è molto comoda. E questo zainetto che mi vedete sempre è sempre di Primark. Anche questo è molto comodo, è piccolino, ma ci stanno veramente tante cose. Poi abbiamo questi guanti che sono guanti touch, cioè questo dovrebbe essere il touch, ma a volte funzionano, a volte no. E poi c'è questa lavagna che vi ho fatto vedere su Instagram, nelle storie di Instagram e che vedete tutti i giorni perché faccio il conto alla rovescia al Natale e anche questa è di Primark, ci sono tutte le lettere e tutti i numeri. Il mio cappellino preferito è di Primark, anche queste lucine decorative sono di Primark. Poi ho preso queste due gonne, una di jeans e una di velluto. Io non sono molto tipo da gonne perché le trovo abbastanza scomode, però poi quando le metto mi piaccio, quindi diciamo che sto entrando un po' in modalità gonne, piano piano ce la farò. Poi c'è questo maglione largo e lungo, questo anche me l'avete visto tante volte nelle storie di Instagram perché mi piace tantissimo, è caldo ed è comodo. Un altro maglioncino sempre a maniche lunghe con un po' di collo e anche questo lo utilizzo tantissimo. Qui c'è un cavetto per il telefono e va bene sia per il mio iPhone sia per Samsung, diciamo, o per caricare dispositivi tipo il Kindle, il caricatore portatile, perché qui c'è anche l'altro attacco. Quindi anche questo è stato un acquisto molto valido e super comodo. E poi qui abbiamo un turbante per i capelli e anche con questo mi sto trovando molto bene. Metto tutti i capelli dentro, li arrotolo e poi li attacco. Quindi dovrebbe essere tutto. Ah no, ci sono anche le scarpe nere, quegli scarponcini, diciamo neri che mi vedete sempre ai piedi. Anche quelli li ho presi da Primark e sono super comodi. E
E le altre cose che ho preso ultimamente non posso mostrarvele perché sono regali di Natale, quindi potrei spoilerare qualcosa. Sto andando a prendere le bimbe a scuola. Questa settimana escono tutti i giorni alle 3 e un quarto, cioè oggi, domani e dopodomani, perché poi giovedì escono alle 2 e venerdì stanno a casa perché inizia l'half term, quindi un po' più di lavoro per me e poi si torna a casa. Questi sono gli scarponcini che vi dicevo, sempre presi da Primark. Siccome è da un po' che sono in Inghilterra, il mio Netflix è tipo impazzito e sono comparsi dei film prettamente in inglese, quindi stasera concludo la giornata guardandomi questo film che suppongo nel Netflix italiano non ci sia perché non ci sono proprio i sottotitoli in italiano ed è Santa Girl, quindi lo guarderò in inglese con i sottotitoli in inglese e spero di capirci qualcosa. A domani!